La volete una ricetta semplicissima, facilissima, super buona e soprattutto che potete usare sia come primo piatto ma anche come antipasto? Eh sì, perché questa salsina ai peperoni è perfetta sia per condire la pasta ma anche sui crostini, è una roba veramente da urlo. E mi sono pure impappinata a dirvelo, ma vi assicuro che è davvero facilissima. Vi basterà mettere tutti gli ingredienti nel mixer, nel frullatore, in qualsiasi cosa che volete, frullate tutto ed è pronta. Mettetela sui crostini o provatela come condimento per la pasta perché è davvero buonissima. E anche a sto giro lasciate grembiule, provatela anche voi. Pesto di limoni e ci condisco la pasta o lo spalmo sui crostini? Lo so che il pesto si chiama pesto perché viene pestato e questo è frullato e quindi si dovrebbe chiamare frullato, però ha gli stessi ingredienti del pesto genovese e quindi chiamarlo condimento per la pasta o per i crostini buonissimo al limone era troppo lungo e allora abbiamo deciso di chiamarlo pesto di limoni. Quindi allacciate grembiule e provatela anche voi. E se un po' mi conoscete, vediamo chi indovina con cosa ho preparato questo pesto frullato. Già, con le zucchine. Comunque, gli ingredienti sono sempre i soliti del pesto alla genovese. Pecorino, aglio, sale, basilico, pinoli e ovviamente olio. Le zucchine manco le dovete cuocere prima e potete condirci la pasta oppure spalmarlo sui crostini. È facilissimo, buonissimo, super velocissimo e lasciate il grembiule e provatelo anche voi. Pensate che questo sia il classico pesto di basilico? E invece no. Questo è fatto con la rucola e vi assicuro che anche chi detesta la rucola ama questo pesto, che poi lo chiamiamo pesto perché di fatto ha gli stessi ingredienti di quello genovese, ma alla fine viene frullato. Quindi forse sarebbe meglio chiamarlo condimento per la pasta alla rucola buonissimo. Però è un po' lungo. E invece la ricetta no. Quindi, ricapitolando, se volete una ricetta buonissima e facilissima per un condimento super fresco da mangiare anche con i pomodorini se non siete allergici, non perdetevi questa ricetta e, come dico sempre, allacciate il grembiule e provatela anche voi. Non sapete cosa fare da mangiare? Nemmeno io. Ma in frigo 2 melanzane e praticamente basta. E ho deciso di farci un condimento per la pasta. Oh mamma mia, ho fatto la rima. Un condimento per la pasta che però, se volete, potete anche mettere sopra i crostini. La ricetta è semplicissima perché vi basterà cuocere le melanzane al forno un po' come facciamo sempre, poi le sbucciate, aggiungete le mandorle, aggiungete il basilico, un po' d'olio, il sale grosso e frullate tutto. Ah, mi sono dimenticata, ci va anche l'aglio. Comunque ci condite la pasta, ci condite i crostini, ci condite un po' quello che volete, è buono in tutti i modi ed è pure vegano. E anche per oggi allacciate il grembiule e provatelo anche voi. Pesto genovese fatto col mortaio o con il frullatore. Alla fine mi avete convinto, mi sono messa d'impegno e vi ho fatto il video di tutte e due le versioni, perché se come me nasci a Genova praticamente cresci a latte e pesto, con i gnocchi, con le trofie, con la pasta. È lo stesso, ma almeno una volta tutti abbiamo assaggiato il pesto. E se volete farlo a casa ci sono due versioni, con il mortaio, un pochino più lungo, e con il frullatore. E ora vi vado a spiegare tutti i consigli. Esatto, consigli, perché varianti nel pesto non ce ne sono. E questa cosa tenetela bene a mente. Tutto molto bello, ma nella vita vera? Nella vita vera non abbiamo tutto il tempo di farlo al mortaio, quindi si può fare anche con il frullatore. Gli ingredienti sono gli stessi: foglie di basilico, olio extravergine di oliva, parmigiano reggiano 36 mesi, pecorino stagionato, pinoli, aglio e sale grosso. Non ci va burro, non ci va panna, non ci vanno le noci perché non siamo castori e, cosa più importante di tutte, il pesto non si cuoce. Mai. O meglio, ci sono scuole di pensiero che ci fanno le lasagne al forno, ma i puristi non le accettano. Comunque, al mortaio o nel frullatore è buono sempre. Quindi allacciate il grembiule e provatela anche voi.